un'altra scatola, ho tagliato le parti superiori e le ho messe come fondo, le altre due parti le metto da parte. Poi, come ho fatto vedere nell'altro video, rivesto la scatola lateralmente, tagliando a misura la stoffa, e rifinisco i lati e incollo internamente. E metto anche il fondo. Qui prima per mettere il fondo ricopro anche gli interni sempre con lo stesso metodo, tagliando un rettangolo di stoffa e incollando poi i bordi all'interno. Qui metto il fondo così non si vede nulla. Con gli altri due pezzi di stoffa ritaglio un altro rettangolo e sì, di stoffa di cartone e li incollo tra di loro e praticamente lo rivesto lungo tutti i lati. Quindi utilizzo tutta la scatola, anche diciamo la parte superiore. E qui ritaglio un altro pezzo di stoffa e rifinisco il tutto. Copro anche la parte sottostante. Metto un po' di colla ai lati e a questo punto faccio il manico. Ripiego su se stesso un rettangolo di stoffa, lo incollo, lo rifilo. E poi lo incollo al centro del rettangolo in questo modo. Ripongo le stoffe all'interno, tutto quello che ci può entrare, metto il coperchio, lo spingo in fondo e sfrutto anche la parte superiore.